Silvio Viale, lei ha fatto una proposta di rimozione del crocifisso dall'aula del Consiglio Comunale, come mai? Beh, l'aula del Consiglio Comunale è l'aula che rappresenta i cittadini, quindi tutti quanti, indipendentemente dalla propria fede religiosa, dalla non fede o da chi sia, quindi i simboli religiosi non ci devono stare. Come simboli di partiti, come simboli di parte. E ho preso spunto da quella pagliacciata con cui i consiglieri comunali della Lega Nord hanno cacciato il tappeto islamico durante un convegno, il tappeto di preghiera, sostenendo che questo è un posto laico, e allora se è un posto laico, un po' di coerenza, lo rendiamo davvero laico, rimuovendo il simbolo della religione cattolica. Ecco, questa sua mozione doveva essere votata lunedì, poi cosa è successo? Ma che altre delibere hanno occupato tempo, con i consiglieri non c'erano, molti ci tengono a essere presenti, e non partecipare, la maggior parte dei consiglieri voterà contro la mia proposta, ma non è malvagia questa soluzione, perché finalmente si deciderà che il crocifisso deve stare, cioè nomi e cognomi, di consiglieri che prenderanno una decisione che finora non c'è mai stata. Alcuni ritengono che non sia il momento di discutere in queste cose perché l'Islam, gli attentati, eccetera. Io credo proprio che questo sia il momento, proprio per evitare di farci trascinare in una crociata antistorica, e perché la rimozione del crocifisso è una questione laica che riguarda l'Italia, la Costituzione, i nostri valori occidentali, e non è una reazione a eventuali richieste di altre fedi religiose. Adesso l'Islam potrebbe essere induisti, potrebbero essere altri. È semplicemente il fatto che noi siamo in uno Stato laico dove non c'è una religione di Stato e la sala che rappresenta tutti i cittadini che credono o non credono di qualunque religione deve essere libera da simboli religiosi.